Bene? Sì. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto dal titolo, abbiamo un annuncio importante da farvi. Lei. Se io. No, siamo un po' tesi perché per noi è un, insomma, è un traguardo importante, è un pezzo della nostra vita che abbiamo deciso ovviamente di condividere con voi, visto che da quando abbiamo aperto il canale voi siete entrati a far parte della nostra vita. Per cui oggi c'è il papà, che voi non vedete mai nei video, perché lui... Allora, dillo che io ti costringo a fare video. Dillo che a te non... fare video. No. Dillo che a te non piace che io faccia... No, perché tu... A me non piace fare video. Mi hai detto di dire tutte le cose che dici. Non è vero! Allora, perché molti di voi mi dicono, ma il papà non sembra entusiasta per essere ripreso, il papà non piace che tu fai video. Allora, in realtà il papà... Non è vero. Non è vero. In realtà il papà è un po' un orso, nel senso che non è... Non è abituato alla videocamera e quindi alle volte assume delle... Sì Camilla, grazie. Assume degli atteggiamenti e delle posizioni che possono essere strane, sì, che possono essere... Smettila! Che possono essere un po' fraintese. In realtà no, lui fa piacere, ovviamente... vedere soprattutto i video a distanza di tempo, fa piacere questa cosa del canale, questa cosa che faccio io, perché poi è una cosa che avevo iniziato io e, scusate, c'è Camilla che mi chiede non giochi, non vuole fare concorrenza non vorrebbe fare concorrenza, in realtà lui è un po' in disparte perché YouTube per lui non è la sua vita, per lui è soltanto la parte un po' esterna della faccenda, ma ovviamente insomma a lui fa dillo che fa piacere. Dunque, io sto facendo un sacco di giri di parole perché sono veramente emozionata per questa cosa. E sì. Vabbè, dai, dillo tu. Io. Sì, sì. Tu, quello che dobbiamo dire. Io e il mio amore ci sposiamo. Ci sposiamo. Ma a questo punto non le stelle filanti arrivare. Non ce le abbiamo le stelle filanti. Da fare. No, non effetti ce le speciali non ci sono. Non ce le abbiamo le effetti speciali. Però possiamo chiedere. Non sei organizzata. No, non sono. Ma sai in casa che casino le stelle filanti. Possiamo però chiedere ai nostri iscritti che vedranno questo video di lasciarci sapete le emoji, le facce, le rana. Le emoji con la festa o le stelle filanti ci sono, andatele a scovare che ci sono. Rana. Nel frattempo c'è Maurizio. È Maurizio. Sapete che insomma noi fare dei video... Maurizio? Lo sapete tutti chi è Maurizio. Che vuola! Eccolo qua il nostro Mauri. Perché è venuto venire. Vabbè, niente, facciamo una diretta in tre. Fra un po' diventeremo in quattro perché cambia. Adesso. No! Via perché stiamo facendo una... Vai a fare il puzzle, dai. Allora, torniamo a noi. Ebbene sì, ci sposiamo. Allora, voi non conoscete la nostra storia precedente all'arrivo dei bambini, però adesso parlando seriamente, la nostra storia sta, per chi ci conosce e l'ha vissuta da vicino, è stata una storia molto sofferta dall'inizio, per tanti motivi che voi non conoscete. Abbiamo lottato tantissimo per stare insieme e per non chiedere il consenso, ma per far capire al mondo che ci circondava che eravamo innamorati e lo eravamo tanto. Il nostro amore è cresciuto sempre di più e ha portato alla nascita dei nostri due amori, Maurizio e Camilla. Siamo stati veramente ben ripagati, insomma, di tutto quello che abbiamo sofferto all'inizio. Siamo molti innamorati e quindi abbiamo deciso ai loro quasi 2 anni di consolidare la nostra famiglia e di sposarci. Yes. Ebbene sì. Ok, un annuncio rivelazione. Noi volevamo soltanto dirvi questo. Ci sposeremo a brevissimo, non diremo la data. Di comune accordo non diremo la data per questioni di privacy, perché noi faremo una cerimonia di pochissimissimissimi intimi, saremo veramente pochissime persone. Beh, pochi no, però. Beh, saremo circa una trentina di persone tra 35, parenti. 40, sì. Adesso vediamo. Comunque tra parenti e amici, e vogliamo fare una cosa un po' intima, per cui non diremo la data perché non vorremmo trovarci, anche se, ripeto, ci fa piacere il vostro affetto, però è un momento che vogliamo condividere veramente
veramente soltanto con le persone strettissime. Eccoci qua, anche Camilla. E quindi il matrimonio sarà fra circa un paio di mesi, quindi sarà a brevissimo. Ci stiamo già prestando ai preparativi? Sì, preparativi, sì, tribolati, non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo per fare i preparativi. Però riusciremo a far tutto in tempo. Speriamo, questo è quello che noi speriamo, deve essere. Ok, questo è quello che noi ci auguriamo, di riuscire a fare tutto nel migliore dei modi. Maurizio mi vuole staccare gli orecchini. Però potete immaginare che con i bambini, organizzare un matrimonio con i bambini e senza che nessuno ce li possa tenere, a parte quelle poche volte, parte degli zii. Sì, sì, i capelli della mamma, amore mio, capelli. Ma eravamo d'accordo che voi rimanevate giù e noi potevamo fare questa cosa, no? No. Non si può. Orecchie di Maurizio. Orecchie, sì. Ci stiamo quindi apprestando a fare i preparativi. Speriamo di riuscire a fare in tempo, a far tutto. Sì, sì, riusciamo. Speriamo, è quello che noi ci auguriamo, perché i tempi stringono, fare le cose con loro è molto difficile. È molto difficile perché non ci lasciano fare, guardare, scegliere, insomma, potete soltanto immaginare anche solo andare a provare le fedi di matrimonio, è un'impresa, e quindi che bella questa ripresa così. Dobbiamo fare una foto, aspetta, facciamo una foto. Abbiamo interrotto perché stavamo facendo la foto. Okay. Se volete partecipare con noi all'organizzazione del matrimonio, quindi ai preparativi, se volete insomma guardare come organizziamo noi il matrimonio, se volete essere partecipi anche in questa fase importante della nostra vita, fatecelo sapere nei commenti. Se avete questi suggerimenti, scriveteceli nei commenti, noi veramente vi leggiamo tutti, lo sapete che a noi fa stra piacere leggervi. Quindi... cos'altro possiamo dire? Boh, che non sono antipatico. Non è antipatico? Sei sicuro che non sei antipatico? Un po' antipatico lo sei? Alle volte sì, alle volte fa l'antipatico. Alle volte fa l'antipatico, non è antipatico. No, non è antipatico. No. L'importante è esserne lui. Vabbè, allora facciamo i titoli di coda? Sì. Facciamo i titoli di coda. Allora ragazzi, io a questo punto, noi a questo punto vi salutiamo e vi aspettiamo ovviamente al prossimo video, perché i video sul canale continueranno sempre e comunque anche quando ne saremo super indaffarati. Il giorno del matrimonio vloggeremo, e in realtà chiederemo aiuto per vloggare, perché noi, se qualcuno lo farà, sì, qualcuno lo farà, ci si è già offerto volontario, perché ovviamente noi saremo un pochino presi dalla giornata, però vloggeremo perché vogliamo intanto avere un ricordo per noi da riguardare in futuro, una sorta di filmino da tenere sul canale, esatto. E un po' perché ci fa veramente piacere che voi lo vediate e siate con noi anche in differita della nostra felicità di quel giorno. Dunque? Non possiamo dire che andiamo in viaggio di nozze. Un viaggio di nozze non è un viaggio di nozze. Allora, con loro, no? Non faremo un viaggio di nozze. Non faremo un viaggio di famiglia. Faremo un viaggio di famiglia, non faremo un viaggio famiglia di nozze. Famiglia fa giocare i bambini. Esatto. Il nostro viaggio di nozze sarà andare in un posto... Ma è una salute segnata. Il nostro viaggio di nozze sarà andare in un posto dove i bambini potranno divertirsi, staremo lì un po', ovviamente anche lì vloggeremo, quindi insomma rimanete con noi perché ci saranno... Sì amore, ci siamo... Sì, sei tu lì? Ci saranno tantissime novità in arrivo. Per cui, niente ragazzi, allora, noi a questo punto salutiamo papà, che dici? Ciao ciao! Lui è molto, vedete che è molto, molto sintetico, vuoi dire qualcos'altro? Non mi viene in mente niente. Sei felice? Sì. Sì? Sì. Sì. Perché? Un motivo per essere felice? No, strafelice. Strafelice. E strafelice. L'ha detto. Se ci chiedete se siete felici... Sì. Siamo felici. Ormai vedete, siamo ormai in sintonia. Ok ragazzi, allora niente, a questo punto noi vi salutiamo. Vi aspettiamo nel prossimo video. I video sul canale continueranno. Camilla sta piangendo. Mi raccomando, se non ci seguite su Instagram, ci trovate con il link come sopravvivere ai gemelli, perché quando non siamo presenti qui, siamo presenti sicuramente lì. E niente,
Salutiamo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.